Sei sempre a bere, eh? Non mai, eh? Briachella. Vabbè. Allora, signori e signori, abbiamo provato un po' questi edifici da comprare che hanno metanfetamina, cocaina, erba, documenti e banconote false. Abbiamo provato i più economici che avevamo trovato sulla lista, con i quali abbiamo fatto un buon guadagno. Siamo arrivati a un buon guadagno, però ho ragionato su una cosa, questi sono molto lontani, no? Ho messo da parte un po' di soldi, voglio comprare i più grossi di tutto. Il più grosso garage di cocaina, di metanfetamina, di banconote. Questo no, perché questo è più grande. E sono tutti in città, questi qui che mi interessano. E questo è il laboratorio di erba che mi servirebbe. Però prima di questo devo comprare un ufficio documenti, il più grosso che c'è, quello qui. È sempre in città. Ok, acquistiamo questo, facciamo un po' di soldi e poi passiamo a comprare quello dell'erba, metanfetamina, banconote e cocaina. Diventeremo i re di GTA. Bene, acquistiamo. Dalla permuta riceverai permuta? La permuta di cosa? Ah, perché ce n'avevo uno di. Ah, aspetta, aspetta. Lo compro dopo allora questo. Prima compro quello d'erba allora. Eh sì, perché ce l'ho un altro di cocaina. Ah, ne puoi avere solo uno per cosa? Perfetto. Me li volevo togliere, quegli altri non sapevo come fare. Quindi, serra d'erba. Compro questa. E quell'altra mi viene scontata. Va benissimo, perfetto. Oh, perfetto, perfetto. Andiamo a vedere il nostro nuovo magazzino. E magari faremo delle migliorie. Perché abbiamo già anche dei soldi. Andiamo a vedere. Ci vediamo appena siamo arrivati al magazzino. No? Intanto scelgo una moto. Ma ci andiamo con questa qua. Le altre mi sa che è meglio farle rientrare. No, fuori c'è un altro. Voglio andare. Ci vediamo al magazzino d'erba. Ciao ragazzi. Dicevo, ci vediamo al magazzino d'erba. Ciao ragazzi. Ok ragazzi, ci siamo. Ok ragazzi, ci siamo. Il nostro magazzino rimane qua giù. Dov'è? Abbiamo avanti. Eccolo lì. Cosa sarebbe? Planner. L'entrata però. Il magazzino è qui, strada frontale. Ah, è grosso, porca boia quanto è grosso. Ah, è un vecchio cinema. Un vecchio cinema. So che non vedo l'entrata. Ah, vabbè, qua qui, qua qui. Ok, entriamo e vediamo un po' che c'è. Guardiamo un po' com'è questo magazzino. Da ristrutturare il prima possibile perché qui verrà il mio magazzino di marijuana. L'entrata è uguale a quell'altra. Vediamo se è più grande in qualcosa. L'entrata mi sembra tutto uguale. Ora bisogna allestirlo e tutto. È uguale a quell'altra. L'unica cosa è che si fa più guadagni. Ci sarà più spazio per guadagni. Andiamo a vedere. Accedi. Ok, intanto allestiamolo, ok? Allestimento. Una volta allestito, allora comincerà, dovrò rifornirlo e poi cominceranno a lavorare. Ok, devo recuperare un furgone e portarlo allo stabilimento. Vediamo, magari c'è Lady Chris più vicina di me. Okay, Vediamo so you've had a dov'è. look at the place. It's primed and ready. Just get these supplies and we'll start production. No, sono più vicino io. Ci vado io, dai. Per Lady Chris ci potevo andare anche, vabbè. Sto facendo la merenda ora lei. Ok, vado là, prendo il furgone, lo porto qua. Una volta portato qua, dovrebbe cominciare la. Abbiamo le strutture giuste. Poi, dopodiché, arriverà il personale e cominceremo la lavorazione, signore e signori.
Ah, perché ce n'avevamo un altro d'erba, però era in culo al mondo, ragazzi, cioè non potevo sempre fare un attimo indietro su di là. Era prendere più aerei che altro. Non usavo più una moto, una macchina, niente. Poi è uguale, anche se questo mi spedisce su al nord di Los Santos, è uguale. Posso andare anche fino a in cima alla mappa. Però dico, almeno la produzione dovrebbe essere ancora un po' di più denarosa. Allora, qui ci hanno lasciato, il nostro contatto ci ha lasciato un furgone che ha dipinto, vedi, c'è tutti i materiali per costruire il nostro, eccolo qui, vedi, tutti i materiali per fare il nostro laboratorio di marijuana. Ok, riportali allo stabilimento. C'è un po' di moto fuori, sarebbe da richiamarlo. Vediamo se c'è qualcosa. Clubhouse, la Russian, ok. È scoppiata la Russian. Segnale globale, una volta il segnale globale siamo visibili a tutti i giocatori sulla mappa. Finora non ci vedevano, ma da adesso sì. Quindi possono venire qui, distruggerci, fare punti, soldi, anche loro. Ora lo voglio rifornire a manetta e vedere quanto mi fa con un rifornimento pieno. Una volta prodotto tutta la merce, la vendo tutta in un botto. Ora l'unico laboratorio attivo è questo qua. L'altro che ho su a nord-ovest di documenti l'ho chiuso. Lo stabilimento è chiuso. In modo che non mi prendono i soldi, i lavoratori stanno lì a grattarsi le palotes. Ok, la produzione di erba è stata avviata. Perfetto. Magari si può anche entrare e vedere se è partito qualcosa. Senti qua, tutto al lavoro. E Lady Chris guadagna 1500 dollari senza fare niente. They've got the stuff. Hanno This is ricevuto day la zero, roba. baby. Questo è il We're giorno getting zero, produzione production. avviata. Ok. LJT bag a logging off. Andiamo a vedere un po' le scorte se ci vogliono subito. O più avanti, credo subito. No, scorte ce l'hanno già. Siamo pieni di scorte. Quindi ora attendiamo che la produzione vada al massimo. Acquista migliorie se vogliamo farlo. Vediamo se possiamo acquistare qualcosa. Potremmo migliorare il personale. Sai che vi dico? Miglioriamolo. Vediamo che è successo. Ancora niente perché mi sa non c'è gente. Comunque, vediamo acquista migliorie se c'è altro ora. Ok, personale preso. Sarà la sicurezza e poi anche questo, miglior attrezzatura. Ok. Questo deposito non si schiuderà mai più, rimarrà sempre effettivo. Lasciamoli lavorare. Ho acquistato migliorie, vedete? Dovrebbe essere questi vasi qui. Oh, non so se c'erano prima, dopo vediamo. Bene, torneremo tra un po' in questo posto qua e vedremo che cosa è successo. Ok, ci siamo. È passato un po' di tempo, siamo qui davanti alla nostra nostro laboratorio di gancia, marijuana, detta anche erba. Andiamo a vedere i che si è combinato dentro qui. Abbiamo pagato i nuovi lavoratori per darsi da fare per la produzione e la vendita. Attenzione, sì, stanno lavorando. Ok, qui tutto ok. Che succede qua? Ok, anche questo è al lavoro. No, questo non mi sembra al lavoro. Ah, stanno aspettando che quelli là finiscono. Appena sono pronte le piante cominciano a lavorare anche questi. Ovviamente di merce non c'è niente di pronto. Devo solo lasciare fare queste cose.
Arriviamo a metà merce, faremo magari un rifornimento. Ok, a posto, però ci.